registrala e amen. Io purtroppo non so che altro fare. Registrala pure. Poi il primo tempo vediamo. Lasciamola così. Prova. Mancano le formazioni. Signori, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento, l'ultimo della stagione regolare di regular season di Serie A Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Bolzano. La partita sta per iniziare, noi tra qualche istante vedremo anche i roster perché attualmente non sono ancora disponibili. Prima di iniziare ovviamente noi cogliamo l'occasione anche per dare le condoglianze al coach dell'HC Banca Popolare di Fondi, Giacinto De Santis, che da qualche ora purtroppo ha avuto una perdita importante, quindi è una giornata, sono giornate un po' particolari per coach De Santis, a lui ovviamente vanno le nostre condoglianze per questo momento un po' così, però nonostante tutto coach De Santis è in panchina a guidare la sua squadra. Non avevamo dubbi sulla professionalità dell'uomo Giacinto De Santis, però diciamo che quest'oggi lo ha confermato ancora di più. Noi partiamo in cronaca diretta dopo un minuto, non parte il timing, non è una cosa che dipesa da noi, purtroppo sono delle piccole difficoltà, quest'oggi è piovuto a Fondi e intanto passa in vantaggio il Bolzano dopo un minuto e 15 secondi circa dall'inizio della partita. E Vanoli che intanto prova a sfondare la difesa del Bolzano, ma viene chiuso bene, quindi c'è un 9 metri per il Fondi. Chiudiamo l'argomento su Giacinto De Santis, insomma in una giornata un po' particolare avere anche la forza di riuscire a seguire e a guidare la propria squadra si dimostra insomma lo spessore dell'uomo Giacinto De Santis. Intanto il Fondi va a recuperare una buona palla con De Luca, poi ancora Arena, attenzione a Vanoli che manda la conclusione, buona la parata del portiere del Bolzano che può partire subito in contropiede. Vediamo se nel frattempo ci siano arrivate anche le formazioni, vediamo i roster, sono arrivati, no ancora no, ancora non ci sono arrivati. Ci spiace insomma per questo piccolo inconveniente, oggi qui a Fondi è stata una giornata molto piovosa e ha messo in difficoltà anche le connessioni internet. È un problema che purtroppo non possiamo risolvere certamente dall'oggi al domani. Intanto il Bolzano in attacco, la conclusione e la palla che però termina fuori, ottimo anche il tiro del giocatore in maglia bianca. Noi seguiamo anche ricordandovi che dalla piattaforma Eleven Sport
vi stiamo appunto raccontando in diretta le emozioni della partita, l'ultima della regular season tra Fondi e Bolzano. Il Fondi è già condannato ai play-out, mentre il Bolzano ha concluso la stagione senza né infamia e senza lode, come si direbbe in questi casi. Intanto 9 metri per il Fondi quando sono passati 3 minuti di gioco e il punteggio vede ancora il Bolzano avanti per 1-0. Questa può essere comunque una partita importante per la storia. Buono qui il tiro di Manoli, forse troppo centrale, però recupera la palla poi il Fondi ancora con il numero 10 Manoli, che poi scarica bene per Arena, che poteva andare alla confusione, poi si ripensa. Ancora Arena, buona l'idea per El Sabag, che però poi trova l'intervento di un piede dei difensori del Bolzano, e quindi un 9 metri per il Fondi. Arena che può andare a sfondare, però poi commette passi e quindi ci sarà un attacco della formazione ospite nuovamente in contropiede. Dicevamo insomma della... Oh, qui buona la parata del Fontana, il gol viene segnalato, il gol, quindi 2-0 per il Bolzano quando sono passati in questo momento 4 minuti dall'inizio della partita. Diciamo, per il Fondi è importante anche riuscire a mettere nelle gambe i minuti sotto la tensione agonistica che serve poi per affrontare i play-out che si disputeranno contro il Romagna. Il 6 maggio l'andata a Imola, mentre il 9, martedì 9 maggio, ci sarà il ritorno in quel di Fondi. In caso di vittoria di una delle due formazioni, la perdente andrà poi a disputare il play-out con l'altra perdente dell'altra partita. Il play-out la sera col maschile, qui la conclusione, la palla che però termina alta, ancora 2-0 per il Bolzano, che comunque ha cominciato la partita in maniera abbastanza diligente. Vediamo se nel frattempo abbiamo avuto la... Certo, sono arrivate in questo momento le formazioni, ve le leggiamo tra qualche istante. Giovanoli dai 7 metri ci fa ipnotizzare dal portiere ospite, fra poco vedremo anche il roster del Bolzano, perché il roster del Fondi ci è arrivato con il numero 7 Alessio Miceli, l'8 Orticelli Paolo, 10 Vanoli, 11 Mucciatelli, il 14 Cagnetti. Intanto ancora una conclusione del Bolzano, la palla che però viene deviata dal portiere Fondano. Dicevamo 14 Cagnetti, 16 Facundo Garcia, 19 Daniele De Luca, 22 il capitano Stefano De Torre, il 27 Livoli, il 30 Padula, il 31 Di Fazio, il 32 Rotunno, il 38 Arena, il 46 El Sabag, il 61 Di Biagio, il 99 Fry Hamza. Gol di intanto di Vanoli per il 2-1 per il Bolzano. Intanto arriva anche il 3-1 subito degli ospiti, che riallungano nuovamente con un più 2. Attenzione a Vanoli che prova a sfondare per De Torre, la rete del capitano Fondano, De Torre, e quindi 3-2 per gli ospiti, che devono ripartire dalla metà campo e cerca di seguire la correttezza. Intanto aspettiamo che il Bolzano possa ripartire, quindi con il possesso palla. Quindi ricordiamo, questa è l'ultima giornata della regular season. Fondi quest'anno purtroppo ha vissuto varie peripezie, non ultima l'infortunio al naso di Cagnete. La possibilità comunque di poterlo recuperare per il play-out è molto alta, sarebbe soprattutto importante nell'economia dei 60 minuti di gioco, perché poi un giocatore come Cagnetti, che ti garantisce una media di 10 gol a partita, è sicuramente un bottino importante, soprattutto poi in una partita di play-out dove ti giochi tutto in 120 minuti. Attenzione intanto al tiro e la rete del Bolzano, che torna quindi avanti di 2, 4-2. Vanoli suona la carica portando palla, poi viene messo a terra e c'è quindi un 9 metri per il Fondi e ammonizione per il giocatore del Bolzano.
purtroppo quest'oggi abbiamo varie difficoltà, stiamo cercando di recuperare il tempo perduto, speriamo di riuscire in qualche modo. Ovviamente vi chiediamo scusa per questi inconvenienti, partita che comunque ai fini della classifica ha ben poco da raccontare. Sabardo, Fondi in attacco con Hamza, poi Vanoli, ancora Hamza che viene servito da Vanoli, poi per Arena che può saltare il tiro, rete! Bel gol di Arena! Bel gol di Arena! Bello, bello! Attenzione a qui, bravo il portiere Fondano! L'arrivo del gol da Biglia, per Vivoli, rete! 4 pari, il break dei Fondi 2-0 e la partita viene rimessa in carreggiata dai ragazzi di Torce Fatis. Ancora un ottimo intervento del portiere Facundo. Però c'è un... probabilmente c'è un 2 minuti per Arena. Ah no, 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 c'è un tiro di rigore per il Bolzano. Troviamo il punteggio, 4 pari, 2 mini break, 2-0 Fondi. Controfinta la rete del Bolzano, 5-4. Quasi 9 minuti di gioco, 8 minuti e 40. 5-4 Bolzano. Come dicevamo, è importante per il Fondi soprattutto riuscire a mettere tensione agonistica nelle gambe in vista di poi di una quindicina di giorni, perché poi adesso si giocherà il 7 maggio, quindi tra più di 20 giorni, quindi ci sarà tempo e modo di poter caricare le batterie e poi provare a saltare l'ostacolo Romagna. La vincente delle due sfide play-out, poi ovviamente rimarrà in Serie A Gold Maschile, come diciamo, le due perdenti poi si affronteranno in un altro play-out sanguinoso per segregare poi l'altra retrocessa in Serie B, Serie A Silver, quindi saranno veramente momenti importanti che li vivremo ovviamente sulla piattaforma Eleven Sport. Noi vi racconteremo la partita di ritorno, quella del 9 maggio, martedì 9 maggio, tra Fondi e Romagna. Daremo a vedere che cosa accadrà in quel di Imola. Buona qui la conclusione di Hamza, che però poi si alza troppo e non riesce poi a centrare i pali della porta difesa dal Bolzano. Ancora Hamza che prova a sfondare e conquista comunque un 9 metri. Sabag sul punto di battuta, anche che Torre accanto a lui ha uno schema, prova il Hamza, il tiro si un campanile che favorisce il capitano De Torre che fa ripartire quindi Vanoli. Il Fondi gioca con un... no, abbiamo un po' 3, 4, 5, sono un uomo in meno, quindi no, sono tutti quanti insieme, quindi pensavano che fosse un 2 minuti, invece non è così. Arena! Però poi fischiato il fallo prima della conclusione, quindi 9 metri per i Fondi, vano il gol del numero 38 Fondano. Vanoli ancora, Arena che prova una finta, poi scarica per Hamza, buono per Vanoli che prova ad entrare in aria, il tiro per El Sabag, tiro di rigore, quindi ci sarà un 7 metri per il Fondi. Subito si presenta Daniele De Luca, finale di stagione un po' opaco per il numero 19 di Coach De Santis, un giocatore molto talentuoso che però purtroppo vive anche dei momenti di opacità che non gli permettono di garantire la giusta qualità del talento che ha a disposizione questo ragazzo. Quindi 5 pari intanto quasi al 12° minuto. Come dicevamo, ai fini della classifica questa partita è veramente ben poco da raccontare, ma è importante, come dicevamo, riuscire a trovare intanto le coordinate giuste anche dal punto di vista mentale, non arrivare alla sosta per i play-out. Qui buona la parata del portiere Facundo,
diciamo, di avere la sosta per i play-out con un'altra sconfitta per il Fondi, sarebbe importante per i ragazzi di Corso De Santis chiudere la stagione con una vittoria per appunto prepararsi poi in questi 20 giorni di fuoco per l'incontro di Imola che si giocherà il 6 maggio. In campionato il Fondi ha perso in quel di Imola in un finale rocambolesco, una partita che il Fondi aveva anche saputo gestire bene, ma purtroppo poi queste annate quando vanno così, insomma, è anche difficile riuscire a portare, a far trovare anche la fortuna che giri al tuo posto. Ma intanto il Fondi con Arena va avanti per la prima volta 6-5. L'attacco del Bolzano e il recupero della sfera della palla da parte di El Sabag per De Luca, che si deve preparare il tiro della rete. Più due Fondi, 7-5 Fondi. Bolzano che adesso sta vivendo una fase a vuoto. Sono passati esattamente 13 minuti dall'inizio della partita. Fondi avanti 7-5. Si cominciano a muovere i giocatori del Bolzano, movimenti senza palla per trovare il buco, e Giacco lo trova sull'ala, la conclusione colpisce la traversa e poi il Fondi può ripartire. Arena ragiona, porta palla quindi Livoli, qui sotto la nostra tribuna. Vanoli chiama lo schema e l'argentino si muove, il Sabag, comincia a muoversi il pivot Fondano, Hamza, fallo in attacco del tunisino e quindi riparte il Bolzano in attacco. Questa volta attenzione, la tiro, oh, buona la parata del portiere Facundo, era molto angolato il tiro ma bravo a mettersi il piedone il portierone Fondano, e quindi il punteggio rimane fermo sul 7-5 quando ormai siamo arrivati alla metà del primo tempo. Ricordiamo, dalla piattaforma Eleven Sport vi stiamo raccontando la diretta dell'ultima giornata di stagione regolare tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Bolzano. Tiro di rigore per gli ospiti. Rete! Quindi 7-5 Fondi il punteggio. Hamza per Arena, scambiano i giocatori Fondani, comincia a muoversi Livoli, bravo qui Vanoli, però la conclusione termina poco fuori, quindi riparte il Bolzano, il punteggio è di 7-6 per il Fondi. Fondi che comunque sta tenendo bene il parquet, con una prestazione comunque dignitosa, almeno fino a questo momento. Bolzano che non ha molto da chiedere al proprio campionato. Si tiene comunque a fare bella figura, attenzione che hanno rischiato il... Oh, il tiro, la traversa, ancora una seconda traversa di fila per i bianchi bolzanini. Riparte Arena, scarico per Vanoli che prova a sfondare, e la rete, e la rete, sembrava un 9 metri, invece gli arbitri hanno assegnato il gol al Fondi. Buono qui il movimento, gran gol, gran gol, gran gol, 8-7, Bolzano riparte quindi con un gol bellissimo, è stato le gambe del portiere Facundo, ancora Vanoli, una vera ira di Dio. Stavolta tira troppo Arena a De Torre che non riesce ad agganciare la palla. Riparte in contropiede il
Bolzano, facci un po' caotiche della partita. Vediamo se nel frattempo siamo riusciti a ricevere anche la, ancora no, la formazione del Bolzano. Ci scuserete, quest'oggi purtroppo sono stati vari problemi, è stato veramente anche difficile riuscire anche a garantire la diretta, poi siamo riusciti in qualche modo, sono riusciti più che altro in qualche modo a garantire questa diretta dal palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria a Fondi. Ricordiamo HC Banco Popolare di Fondi Bolzano, punteggio 8-7 Fondi, con i padroni di casa che vanno in attacco con Arena. Ha provato la sorpresa il ragazzo di origini campane, qui buono il servizio e il fallo in attacco intanto, quindi il Fondi può garantirsi un nuovo possesso con Vanoli per Fry Hamza, gestisce subito sull'ala per De Luca. Saranno 20 giorni di allenamenti infuocati questi per il Fondi, perché comunque da qui alle prossime settimane comincerà a fare anche più caldo, quindi sarà anche una condizione atletica che dovrà essere tarata anche alle temperature che cominceranno a salire anche al dispendio di energia. Intanto arriva il gol dell'8 pari, quindi ci sarà da anche garantire il dispendio di energie e cercare insomma di non bruciarsi, che dopo una stagione lavorante certamente non si possono avere tutti i 60 minuti ad un certo livello. Intanto è entrato in campo Orticelli, attenzione ad Arena che scambia con Hamza, poi De Torre, tanto si muove, quintetto sestetto veloce per il Fondi con De Torre che va a fare il pivot e quindi ne approfitta il Bolzano con questa palla e la rete 9-8 Bolzano, quindi mini break degli ospiti 2-0 e quindi il Fondi deve ripartire con il possesso per garantirsi quantomeno il pareggio. De Luca, siamo quasi al 20° minuto del primo tempo, partita che nonostante non abbia niente da raccontare comunque è godibile, questo sicuramente se ne avvantaggia anche chi la sta guardando in diretta dalla piattaforma Eleven Sport. Un fallo, probabilmente un 7 metri. Eh sì, così è, infatti De Luca si prepara già al battere questo tiro di rigore. De Luca al tiro, la rete, il pareggio del Fondi, 9 pari, 20° minuto del primo tempo. Quindi 9 pari tra HC, Banca Popolare di Fondi e Bolzano. Qui a Fondi fino a circa mezz'ora fa stava piovendo veramente in maniera sostenuta, adesso fortunatamente si è anche fermato, ma qui una giornata piovosa e purtroppo succede anche che possano andare in down le connessioni internet, ormai tutto viaggia sulla rete, quindi quando si blocca qualcosa si blocca letteralmente un paese. No, qui erroraccio del Bolzano. Fondi che fino a qualche settimana fa aveva un punto di vantaggio sul Siracusa, poi lo scontro diretto, De Torre! 10-9 Fondi! Capitan De Torre, 2 gol in questa partita in 20 minuti di giocato. Dicevamo Fondi che fino a qualche settimana fa aveva un punto di vantaggio sulla Siracusa, poi nello scontro diretto del turno infrasettimanale in terra sicula è arrivato la sconfitta che poi ha sancito praticamente la partecipazione dell'HC Banca Popolare di Fondi ai play-out della stagione 2022-2023. Luca prova la tiro, che peccato!
si è approvato il numero 19 Fondano. Vanno comunque gli applausi del pubblico per questo gesto del ragazzo, un gesto che sicuramente sembra averlo sbloccato anche mentalmente dopo qualche, diciamo, dopo qualche partita un po' sottotono di questo ragazzo, e comunque ha talento da vendere. Probabilmente in una situazione come questa è anche difficile poi riuscire a garantire sempre prestazioni al massimo. Qui prova il contropiede, il, lo sfondamento, il Bolzano, e c'è un giocatore che si è fatto male, quindi attendiamo tanto 22 minuti del primo tempo. C'è un tiro da rigore per il Bolzano. Intanto il giocatore è entrato, è stato in panchina per cercare di recuperare dal colpo subito. La rete, quindi il pareggio, 10 pari, siamo al 22esimo minuto. Padrone di casa in attacco con Vanoli, Vanoli molto intraprendente in questi primi 30 minuti di gioco. Palla per il Sabac, ottimo il movimento del pivot egiziano, il gol dell'11-10, ancora una traversa, il Bolzano sembra poco fortunato, ma intanto c'è un 7 metri per gli ospiti. No, gol, quindi c'è il gol dell'11 pari. Dice che comunque, come diciamo, si mantiene abbastanza divertente. Mucitelli in campo con il numero 11, viene servito in questo momento il giovane del settore. Daniele Fondano, buono sull'ala per Micheli, la rete del 12-11 Fondi, bel gol questo di Micheli, qui sfonda il Bolzano, tiro d'angolo per gli ospiti. A fine primo tempo riusciremo anche a recuperare la distinta di gara del Bolzano. Se c'è invece un 9 metri per gli ospiti. Purtroppo, come dicevamo, sono state varie peripezie quest'oggi anche per garantire la diretta, poi alla fine ci sono riusciti i tecnici, però vi chiediamo ancora scusa per tutti questi inconvenienti che vi stiamo raccontando in questo primo tempo, ne avremmo sicuramente fatto a meno. Buono qui l'attacco del Bolzano, gran gol del Bolzano, 12 pari, El Sabag. Quindi riparte l'attacco col Fondi con Micheli, Mucitelli, Vanoli, Hamza. Certamente per battere il Romagna ci vorrà una prestazione importante, ci vorranno due prestazioni importanti da parte del Fondi. Bravo qui El Sabag, che comincia a segnare anche El Sabag per il Fondi. Futuro immediato può essere anche più roseo, è sicuramente una carta da non scartare. Ne
nell'economia dei 120 minuti contro il Romagna, il pivot egiziano. Arrivato a metà stagione dopo l'infortunio del pivot precedente, quel di Cassano Magnago, insomma, affondi veramente quest'anno. È capitata di ogni, compreso, come dicevamo, l'infortunio a Cagnese, che però non è in campo, probabilmente soltanto in panchina a fare numero. Qui buona la difesa Fontana, ancora De Luca che prova a recuperare, poi il tiro, la deviazione, buonissime due volte la difesa del Fondi, bene, bene così. 26esimo minuto di gioco, 13-12 Fondi, bella partita comunque, piacevole. Come dicevamo, per i Fondi sarebbe importante la vittoria, ai fini della classifica non cambierebbe nulla, ma certamente prepararsi al play-out con una vittoria dà anche una carica diversa, anche una consapevolezza maggiore dal punto di vista mentale. Qui sbaglia il Sabal, però c'è il tiro di rigore e ancora De Luca che si muove per andare a tirare questo altro rigore. Rete di De Luca, 14-12 Fondi, 27esimo minuto di gioco. Diciamo della consapevolezza che poi può garantire anche una vittoria. Andarsi a giocare il play-out con una sconfitta, è vero che poi in circa 3 settimane ha il tempo anche di smaltirla, ma certamente devi poi comunque lavorare anche più sul fondo, invece una vittoria ti permetterebbe anche di lavorare in maniera anche più serena in vista di 120 minuti infuocati tra andata e ritorno. Ancora buona la difesa di Arena, si brucia la gamba col tiro del giocatore del Bolzano, ma non passa la conclusione del giocatore in maglia bianca. Meraviglioso, 14-13 Fondi, un minuto e mezzo star pieno alla fine del primo tempo. Muzzichelli, più minutaggio per il numero 11 di coach De Santis. Intanto c'è un timeout chiamato da coach De Santis, quindi riepilogando 28 minuti e 18 secondi di questi primi 30 minuti di gioco dal palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria, dalla piattaforma Eleven Sport. Vi stiamo raccontando in diretta le emozioni dell'ultima partita della regular season tra HC Banca Popolare di Fondi e il Bolzano, una partita che, come dicevamo anche prima in più occasioni, abbiamo poco da raccontare ai fini della classifica, ma è importante soprattutto per i ragazzi di Coach De Santis che ancora hanno qualcosa da chiedere a questa stagione. Soprattutto la domanda è abbastanza importante, restare in Serie A1, quindi la richiesta è abbastanza importante. Serie A Gold maschile per i Fondi sarebbe un grande traguardo. Società blasonata, più di 50 anni di storia per l'HC Banca Popolare di Fondi, che ha vissuto il suo momento d'oro negli anni 80, quando veramente il palazzetto dello sport ribolliva di passione. Adesso la passione è un po' scemata, ma basterebbe veramente un play-out disputato con cuore e orgoglio per riempire nuovamente il palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria e farlo diventare l'ottavo giocatore in campo, soprattutto contro un avversario come il Romagna. De Luca, Arena, manca esattamente un minuto e 20 circa alla fine dei primi 30 minuti di gioco. Buono per De Luca che però non ce la fa, ha colto un po' in contropiede. Questa cosa avviene per i giocatori del Bolzano, ormai manca un minuto alla fine del primo tempo. Arena può andare a buona, oh, ottimo il tiro di Vanoli,
buonissimo anche l'intervento del portiere del Bolzano. Buono qui la transizione degli ospiti, è un 7 metri per un 9 metri per il Bolzano, quindi chiuderà in attacco la formazione ospite. Ricordiamo il punteggio 14-13 fondi, punteggio anche abbastanza alto per essere un primo tempo. Buono qui Arena che va a recuperare questo pallone. Che soccolatino Arena, 15-13 fondi, ultimo attacco per gli ospiti, para il portiere, però c'è un 9 metri, devono correre subito i giocatori del Bolzano se vogliono ottenere l'ultimo tiro di questi primi 30 minuti di gioco. Bellissimo, infatti è gol, 15-14 fondi, quindi si chiudono i primi 30 minuti di gioco. HC Banca Popolare di Fondi 15, Bolzano 14. Noi vediamo appuntamento a tra poco per raccontarvi le emozioni dei secondi 30 minuti di gioco. A dopo. Quindi ritorniamo in cronaca diretta dal palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria. Vi dovevamo il roster del Bolzano, ve lo diamo in questo momento. Ovviamente ci scusiamo ancora per i tanti inconvenienti, è stata una giornata particolare. Bolzano con il numero 1 Ermogniez, 3 Trevisol, 5 Fantinato, 7 Walker, 13 Ahumada Collado, 15 Rossignoli, Rottensteiner con il 16, Udovicic con il 22, Turkovic con il 23, Basic con il 29, 30 Gasser, 34 Mizzoni, tanto è il numero 22 Udovicic che va a segnare il gol, il primo gol del secondo tempo. Mi è scomparso anche il 15 pari, quindi il punteggio. Oggi è una giornata veramente particolare, proprio l'ultima di campionato in tutti i sensi. Abbiamo perso anche il minutaggio dei minuti, anche i gol, insomma c'è stato di tutto quest'oggi. Va bene, è il bello della diretta, rigore per il Fondi, errore dei 7 metri di De Luca e può ripartire quindi il Bolzano. Scuserete ancora per anche troppi inconvenienti, ma è il bello della diretta. Buona la prima, Rossignoli per Kurkovic, per Udovicic, Kurkovic, si muove il Bolzano in contabile con Kurkovic, Udovicic, il tiro della rete, 16-15 Bolzano. Bello anche questo gol. Fortunatamente quando ci sono giocatori che hanno uno spessore tecnico superiore, che si diverte anche a godersi la palla a mano, si attacca il Fondi con Vanoli. Buono sull'ala per De Luca, però poi viene chiusa molto bene. Attacca ancora sulla parte opposta su Miceli, il fallo di Trevisol. E quindi 9 metri per il Fondi, che riparte con Vanoli che suona la carica, lo scambio per il tiro di Speranza, però buona la parata del portiere Ermogniez Silva, quindi ancora un tiro di rigore per il Fondi, da in 7 metri stavolta andrà Fraiams, attacco, punta, rete! 16 pari, quasi 3 minuti del secondo tempo. Il secondo tempo che comunque mantiene il ritmo elevato dei primi 30 minuti di gioco. E Udovicic che va a preparare lo schema del Bolzano in attacco, la palla per Basic, ancora Udovicic, lo scambio con Walter, il tiro e la palla che però va in rete, però c'è la protesta del pubblico fondano.
16-15 Bolzano, attenzione perché gli arbitri vanno a retroguire Fray Hamza, che è arrabbiato con la decisione degli arbitri, e qui il Bolzano ne approfitta per recuperare la palla con Fantinato. Fantinato va a recuperare palla per gli ospiti, e quindi possibile 2-0 di mini break del Bolzano. Fondi ha protestato molto su quest'ultimo tiro, che sembrava non avesse superato la linea della porta difesa dal portiere Facundo. Intanto c'è col Kurtovic, marcatura a uomo, ancora Udovicic, Eric Udovicic, che riesce a guadagnare un 9 metri per un tocco della palla con il piede da parte di un giocatore dell'HC Banca Popolare di Fondi. Guardiamo il punteggio, 17-16 per gli ospiti. Kurtovic, Udovicic, ancora Kurtovic, lo scambio sull'ala, attenzione, però già chiuso. Kurtovic, Udovicic, attenzione, buono, e passi contropiede del Fondi per De Luca, si può rifare rete! 17 pari! Bravo qui De Luca a rifarsi dopo l'errore dai 7 metri di qualche istante fa. Bene così, psicologicamente è importante anche subito rispondere ad un scivolone con un gesto di consapevolezza. Bene, bene, bene così. Buono per Walker, Jonas Walker, e quindi c'è però comunque un 7 metri tra Kurtovic al tiro, cosa cacco, quasi al certo punto, quasi al certo, poi di rete, 18-17 per il Bolzano, 5 minuti del secondo tempo, partita che però tutto sommato non è così brutta, anzi è molto piacevole per essere fine stagione, il ritmo è anche abbastanza sostenuto. Bene così. Vanoli, Frai per Muscitelli, Vanoli, e prova il colpo da biliardo, però la palla termina fuori. Poi ripartire Kurtovic, Udovicic subito a rimorchio sull'ala, attenzione, palo, stavolta un palo. Il Bolzano quest'oggi sta collezionando tra pali e traverse veramente un numero industriale di sostegni della porta difesa da Facundo Garcia, il portiere fondano, anche lui di origini argentine. Fray Hamza intanto rientra sul parquet arena, suona la carica il giocatore col numero 38, lo scambio con Vanoli, attenzione ancora a Vanoli che però riesce poi dopo 9 metri per il Fondi. Si lamenta Vanoli con la decisione dell'arbitro, probabilmente una chiamata precedente che non gli era piaciuta. Hamza, bola per De Luca, rete! Rete di De Luca, 18 pari, buono qui, buonissimo per Mizzoni, che gol Mizzoni, davvero pivot, sono quei tipici gol che poi andrebbero fatti vedere anche in sala formazione ai ragazzi più giovani, perché poi sono quelle che gli esempi più importanti per loro, per crescere e soprattutto imparare. Bello il movimento di Zoe Mizzoni, veramente un gran bel gol. Chiama lo schema il Fondi con il numero 6, che però non sappiamo chi sia perché non l'abbiamo sul, anzi no, il numero 61, che è il Giovanni Di Biagio, quindi il numero 61 del Fondi, e quindi ripartono gli ospiti con Rossignoli per
Udovicic, autentico metronomo della squadra del Bolzano. Udovicic scambio con Basic, tutto bene comunque il Bolzano della difesa fondana, poi spendono un 9 metri di giocatore di coach De Santis. Kurkovic, poi lo scambio con Fantinato, ancora Udovicic, lo scambio ancora con il numero 15 Rossignoli, il tiro, la parata del portiere Facundo. Facundo è già in clima playout, con alcuni interventi veramente molto molto importanti quando sono passati 8 minuti dall'inizio del secondo tempo. De Luca viene chiuso bene sull'ala, è un'opportunità da sfruttare anche De Luca sull'ala, e si poteva andare probabilmente, ma bravissimo qui Hamza, però poi sbaglia la parata buonissima di Hermonies. Silva, ottima parata del portiere del Bolzano che adesso torna in attacco con Udovicic, sempre lui a gestire la palla. Poi il Basic, Trevisiol, ancora Udovicic, Trevisiol potrebbe andare a sfondare, poi ci riesce e c'è un 9 metri, perché nel frattempo avevano già fischiato gli arbitri mentre partiva la conclusione del giocatore del Bolzano, quindi ci sarà un tiro di punizione. Ancora buona la parata stavolta di Facundo con la mano di richiamo, ottimo intervento del portiere fondano. Manoli e va a sfondare e segna, 20-19 fondi, ottimo il gaucho argentino, sta suonando la carica di inizio partita. Intanto arriva il pareggio del Bolzano con il numero 15 Jonas Rossignoli. 20 pari, 9 minuti e 45 secondi dall'inizio del secondo tempo. Ricordiamo, questa è l'ultima giornata della regular season di Serie Gold maschile tra HC, Banca Popolare di Fondi e Bolzano. Il punteggio attualmente è fermo sul 20 pari quando mancano esattamente 20 minuti alla fine della partita. Fondi che è già condannato ai playout. Buono qui il movimento per Di Biagio! Di Biagio! 21-20 Fondi! Bravo qui il ragazzo fondano a tirare bene in mezzo ai difensori del Bolzano. Bravissimo, ottimo movimento di Di Biagio, poi il numero 61. Bravissimo! E gli applausi anche del pubblico del Via Mola di Santa Maria. Udovicic, buono qui, però probabilmente c'era un 9 metri, non viene chiamato e poi c'è fallo in attacco, ma il Bolzano va ad arrabbiarsi particolarmente anche per questa chiamata degli arbitri, e quindi ci sarà un fallo in attacco. Il Fondi che potrà ripartire con il possesso del pallone. De Luca, Frai, Manoli, è ritornato Alena in campo, Frai, Manoli, Di Biagio, autore qualche istante fa di un gran bel gol. Ah, qui Frai chiede troppo all'inventiva. Fortuna che poi la palla gli ritorna tra le mani, intanto c'è un timeout chiamato da coach De Santis, è il secondo della partita che viene chiamato dal coach Fondano, fino ad ora da coach Jürgen Blas niente timeout. 11° minuto del secondo tempo, punteggio 21-20 per il Bolzano. Partita comunque piacevole, come dicevamo hanno poco da chiedere entrambe le squadre a questo campionato. Il Bolzano ripartirà una nuova stagione in Serie A Gold maschile, questo sicuramente. Il Fondi invece dovrà chiedere il permesso per restare in Serie A Gold
maschile attraverso i play-out che disputerà il 6 maggio a Imola e poi il ritorno martedì 9 maggio contro la formazione emiliana per giocarsi poi il tutto per tutto, gioco nell'ottica dei 120 minuti e ovviamente poi c'è anche la differenza reti e soprattutto in caso di eventuale parità tra gol fatti e gol subiti, ipotizziamo 22-22 all'andata e 22-22 al ritorno, si andrà direttamente alla classifica borsa e quindi il Fondi sarebbe salvo, mentre il Romagna resterebbe ancora la possibilità di giocarsi l'altro playout contro la presente dell'altra partita. Intanto Arena, palo interno, però la palla non entra. Comunque abbiamo fatto tante ipotesi, ma la cosa più importante poi attraverso la teoria si possono fare tanti discorsi, ma poi fortunatamente dalla pratica si chiude ogni tipo di illazione. Ancora qui Arena, però certo c'è un 9 metri per il Fondi che continua a giocare una buona palla a mano, quest'oggi c'è da dirlo, è una buona palla a mano da parte della squadra di coach De Santis, si serve per Di Biagio che però poi viene colto in controtempo e va a subire un 9 metri il numero 61 di coach De Santis. E questa è anche l'occasione per, oh, per De Luca e... niente da fare, probabilmente aveva messo un piede fuori, quindi gli arbitri hanno richiamato il possesso, palla per il Bolzano qui sull'ala dalla parte opposta, rete, bellissima la rete del numero 16 Rottensteiner, bello, bello, bello questo gol, 21 pari quindi il punteggio, applaude il pubblico, dicevamo questa è anche l'occasione per far giocare qualche minuto ai più giovani, dargli la possibilità insomma di odorare, scusate il termine un po' forte, la prima squadra e cominciare a preparare, mettere anche qualche tassello per il futuro. La pallamano purtroppo non è uno sport ricco, quindi c'è bisogno soprattutto di attingere dal proprio settore giovanile e cercare di costruire dei ragazzi soprattutto di valore. Ma il centro attacco del Fondi con De Luca che può andarsi in contropiede, rete! 22-21 Fondi! Bravo De Luca, ottima la sua partita fino a questo momento. Qualche errore di troppo, ma ci sta. Udovicic per Kurkovic. A Kurkovic che riesce comunque a mantenere il possesso della palla, chiude bene il Fondi e qui recupera la palla con Federico Manoli, bravissimo Hermones, si è veramente strozzato in gol la R di rete, bravissimo Hermones, buono qui sull'ala, bellissimo, stupendo questo gol da parte di Rossignoli, gran gol di Rossignoli, veramente un bel gol. Fondi che dovrebbe provare a sfruttare maggiormente anche il gioco sull'ala anche per non diventare poi prevedibile con gli sfondamenti centrali. Probabilmente ci sta lavorando anche coach De Santis. Come dicevamo, Fondi in attacco con Frai Hamza che non ha un controllo felice della palla, poi riesce a recuperarla ancora Frai, Arena per il Sabaglia, ancora Arena recupera comunque la palla, bravissimo, bravissimo Arena, gran gol, riparte ancora, buono per Kurkovic, per Meggioni, qui però c'è un va a spiegare Migioni agli arbitri e sembra che si è preso anche un 2 minuti, questi Migioni prende 2 accanto, entra un ragazzino sul parquet,
Manzoni è arrabbiato anche con la pagina Fondana, probabilmente qualche palla di troppo, cose che insomma possono accadere nella conciliazione di una partita. Basic fa ripartire il possesso del Bolzano con Kurkovic, subito per Udovicic, Kurkovic, Basic, Udovicic, prende bene il Pondi Kurkovic sull'ala, la palla termina fuori e quindi quando siamo arrivati al superare anche il terzo quarto di gara, 16 minuti e 11 secondi del secondo tempo, 23 a 22 per il Fondi, partita equilibrata, piacevole, buono per Frai, palo interno, attenzione perché il Fondi è scoperto con due uomini nella sua nella metà campo ospite, ne approfitta il Bolzano per andare a segnare il 23 pari, 23 pari. Di Biasio. Vanoli. Arena. Vanoli, la carica del Gaucho Argentina. Qui Arena ha peccato di protagonismo. Poteva anche continuare la manovra il Fondi, fantastico, fantastico, 24-23, Bolzano, gol meraviglioso di Kurkovic, ragazzi, solo applausi per certi gol. Comunque se dobbiamo dare una valutazione in vista del playout, Fondi ampiamente promosso, qui rete, rete di Arena, 24 pari, ancora gli occhi, con Aumaga che però va a protestare con la panchina Fondana, attenzione, intanto qui si accende qualche parapiglia, probabilmente Aumaga ha esagerato con qualche gesto verso la panchina Fondana, tutto sta rientrando comunque nella norma, almeno così sembra, tutto rientra poi nella norma, è tutto nella tensione agonistica, fine partita, una birra insieme e tutto torna come prima. Manoli, Arena, De Luca, arrivano anche gli incoraggiamenti di una parte del pubblico di fronte a noi. Fondi, Fondi, sarà importante soprattutto nella gara di ritorno del 9 maggio. Ancora un errore, stavolta di Biero di Miceli. Dicevamo, sarà importante nella gara di ritorno del 9 maggio la presenza del pubblico al palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria, soprattutto perché si giocherà in infrasettimanale di martedì e sarà un giorno lavorativo, però se la passione chiama poi non c'è il giorno lavorativo che tenga, magari si spende qualche ora in meno per dormire o per guardare la TV e si verrà a godersi lo spettacolo della palla a mano. Applausi per Kurkovic, Piermones, mamma mia che cosa ha fatto qui Hermones, mamma mia, la fortuna che abbiamo avuto quest'anno di potervi raccontare le emozioni di un sport dinamico, stupendo, brillante come la palla a mano, e la fortuna che abbiamo avervelo potuto raccontare in tutte queste settimane. Udovicic, Kurkovic, Udovicic, attenzione allo scambio, palo ancora,
fallo di Fantinato. Il Bolzano sta collezionando palli e traversa. Micheli, rete, 26 pali. Bella, bella partita, dai, comunque si riappacifica con la bellezza di questo sport, soprattutto si regala un sorriso nonostante la giornata di pioggia qui a Fondi. 20° minuto del secondo tempo, 26 pari, bella, bella, bella partita. Udovic, Kurtovic, ancora Kurtovic, scambio con Udovic. Buono sull'ala, che meraviglia il gol di Haumada Collado. 27-26 Bolzano. Attenzione a Vanoli che prova ad andare a sfondare centralmente. Peccato il tiro di Di Biagio che termina fuori, però coraggio da vendere. E intanto arriva il gol del Bolzano, il 28-26. Diciamo coraggio da vendere anche per il giovane Di Biagio che va a tirare, a prendersi la responsabilità del tiro. Poi, come diceva Michael Jordan, ho vinto tanto perché ho sbagliato anche tanto. Quindi è importante anche sbagliare per poi capire dagli errori e diventare anche più forti. Arena, El Sabag, Fry Hamza, Vanoli, ancora El Sabag, deve accelerare i tempi il Fondi, Vanoli rete, 28-27 Bolzano, 21:40 secondi dal secondo, del secondo tempo. Comunque ci sono dei giocatori nel Bolzano che hanno veramente garantito una qualità di palla a mano eccellente quest'oggi al palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria. Fortuna per Coach De Santis, andando a parlare anche un attimo di futuro, avere la possibilità di potersi garantire le prestazioni nei 120 minuti contro il Romagna di Thomas Ragnete. Il va bene, qui ha tolto le ragnatele. Udovic ci ha tolto le ragnatele dalla porta di Facundo, signori e giocatori. Dicevamo, Cagnete che potrà disputare i 120 minuti contro il Romagna. Sarà importantissimo. Ripetiamo, un giocatore che riesce a garantirti una media di 10 gol a partita, quindi tra andata e ritorno già 20 gol, è sicuramente un ottimo bottino. Intanto c'è un tiro di rigore per il Fondi, tacco alzato, questa volta il destro, quello di Fry Hamza. 29-26 il punteggio. Intanto però c'è qualche angolo del parquet da asciugare, le temperature cominciano a salire, l'umidità è alta anche perché oggi qui a Fondi ha piovuto, quindi si è creata una cappa di umidità non indifferente. Quindi Rai rete, 29-27, 23-09, due avanti il Bolzano. Bolzano con questo secondo tempo ha alzato anche l'asticella della qualità della propria palla a mano, e il Fondi ovviamente a livello di qualità non è come il Bolzano e sta abdicando, ma certamente lo sta facendo giocando in maniera dignitosa, e questo è importante soprattutto per una condizione psicologica. Intanto c'è un fallo in attacco di Walker, quindi riparte il Fondi che potrebbe accorciare il punteggio sul meno uno con Vanoli. Buona per De Luca, rete! Rete di De Luca, 29-28, quasi 24° minuto. Bravo qui De Luca, bravo, bravo, bravo. Bravo quest'oggi il ragazzo con il numero 19 che adesso va a fare la marcatura a uomo su Kurtovic. A
Ahumada, scambio con Ugo Micic. Ora lui, vediamo un po' se è un 9 metri. Oh, ha tolto le altre ragnatele Kurkovic. 30-26. De Luca ha tolto, hanno tolto le ragnatele i giocatori del Bolzano dalla forte difesa da Facundo. Al di là di tutto, buona la prestazione del Fondi, meno di 5 minuti alla fine della partita e meno di 5 minuti soprattutto alla fine della stagione regolare di Serie A Gold maschile. Ve l'abbiamo raccontata in diretta in tutta la stagione dalla piattaforma Eleven Sport, una piattaforma giovane e dinamica. Buono qui il portiere Ermones, che fa una bella figura sulla conclusione dei giocatori fondanti. Diciamo stagione che abbiamo raccontato da una piattaforma giovane e dinamica come Eleven Sport. Ci auguriamo di potervi raccontare ancora la prossima stagione le emozioni della pallamano, magari attraverso la Serie Gold maschile, dove potrebbe disputarla anche l'HC Banca Popolare di Fondi. Il presidente Marco Romeo è in panchina, silenzioso e pensieroso. Vicic, Kurkovic, mamma mia, 31-26. Gran partita del Bolzano in questo secondo tempo. Fondi è calato, ma probabilmente anche per una questione mentale e anche perché comunque poi il Bolzano ha dei giocatori veramente di qualità superiore, quindi poi alla lunga paghi. E qui vedete che poi dopo la testa non è più collegata alle gambe e si perde una palla in questo modo. Quando manca ormai 3 minuti e mezzo alla fine della partita, anche il pubblico comincia a rumoreggiare e probabilmente comincia anche a lasciare il palazzetto dello sport via Mola di Santa Maria. Però dicevamo, questa partita aveva ben poco da chiedere al campionato del Fondi, se non comunque disputare una partita importante. Qui ancora un gran gol di Basic, grandissimo gol di Basic. C'è intanto un time out chiamato ancora da coach De Santis, 32-26. Veramente, dicevamo, la partita aveva ben poco da raccontare ai fini del campionato di entrambe. Fondi già sa di doversi giocare la salvezza nel playout contro il Romagna. Il Bolzano prepara già la prossima stagione, sapendo di giocare in Serie A Gold maschile per la stagione 2023-2024. Però diciamo che il Fondi aveva bisogno di una prestazione importante, soprattutto per riuscire poi a prepararsi al meglio al playout che si disputerà, come abbiamo detto, sabato 6 maggio, l'andata in casa di Romagna a Imola, in provincia di Bologna, e poi il ritorno di 3 giorni dopo, il 9 maggio, in casa martedì contro appunto la formazione emiliana del Romagna. Fondi che ha veramente bisogno di 2 prestazioni importanti se vuole rimanere in Serie A Gold maschile. E soprattutto ha bisogno, senza fare una questione di campagnolismo perché non è stato mai il nostro forte in tutto il campionato, ha bisogno del proprio pubblico, ha bisogno del cuore rosso-blu fondano per poter restare nell'apice della Serie A Gold maschile, cioè nel massimo campionato italiano. Attenzione qui è il Sabag, hermano, che cosa aveva parato Ermone. È vero che il Sabag era pressato, quindi non ha potuto dare neanche precisione al tiro, però bravissimo Ermones a farsi trovare pronto. 32-26 intanto, e va il giovanissimo Rotunno a segno, Andrea Rotunno,
che si guadagna gli ultimi due minuti spiccioli di partita e va a segnare il 32-29. Beh dai, importante insomma, dicevamo, odorare lo spogliatoio della prima squadra, crescere insieme ai vecchi dello spogliatoio come capitano che corre e cominciare a capire i meccanismi della prima squadra. Qui ancora il Bolzano, ancora un gran gol, un gran gol, e il Bolzano con Aubada. Comunque ci siamo divertiti anche quest'oggi, questa è la cosa più importante, vi sarete divertiti anche voi, sì, bravissimo. Intanto Federico Vanoli, giocatore che ha una garra argentina, si direbbe in questi casi, scusate il termine volgare, una cazzimma non indifferente, bravo anche in questo gol, 33-30 il punteggio, un minuto scarso ormai alla fine della partita, ancora a forza nelle gambe Jonas Giasser, tiro alto, però c'è un, in due minuti probabilmente. Intanto entra in porta l'altro portiere, Leonardo Dante Di Fazio, vediamo se riesce a scusate, tiro di rigore per il Bolzano, rete, 34-30, mancano 50 secondi scarsi, bene così, 34-30 Bolzano, mancano 40 secondi alla fine, la stagione regolare sta finendo, da parte nostra ovviamente vogliamo anche l'occasione per ringraziarvi per averci seguito in tutto il campionato, quando arriva il momento dei saluti è sempre un po' difficile, però noi siamo consapevoli di avervi regalato le emozioni di uno sport bello che avrebbe bisogno sicuramente di maggiore visibilità come la palla a mano. Bravo qui Rivoli, ah, però bravo Hermones a restare fermo, impassibile, mentre il Bolzano prova a fare l'ultimo attacco. Ancora un gran gol, un gran gol, un gran gol di Matic, ed è finita in questo momento, 35-30 per il Bolzano. Bolzano che nel secondo tempo ha alzato la qualità della sua pallamano, disputando veramente una partita importante dal punto di vista qualitativo prima che quantitativo. Conti ha dovuto abdicare, però l'importante è che ci sia stata la prestazione, almeno per buoni 40-45 minuti. Fondi è stato in partita contro un avversario sicuramente nettamente più forte, però è importante soprattutto esserci stati e adesso preparare in questi 20 giorni che mancano al playout di andata contro il Romagna, prepararsi con giusto modo. Ragazzi, da parte nostra è tutto, noi vi ringraziamo ancora per averci seguito in tutta la stagione, vi diamo appuntamento a martedì 9 maggio per il ritorno tra il playout tra HC Banca Popolare di Fondi e Romagna. Da parte nostra è tutto, a voi buona serata.